Allora, innanzitutto grazie per essere qui oggi. Chi è tornato da ieri avrà una statua per l'assiduità della frequenza. E dopo i due interventi di ieri, un po' travagliati per i vari disagi meteo che ci hanno colpito, l'intervento di Marco Bellucci dello Yunus Center di Firenze e l'intervento di Teresa Masciopinto di Banca Etica, nei quali abbiamo scoperto un po' cos'è il social business, quindi dal punto di vista più, diciamo, teorico, cosa vuol dire fare impresa sociale e qualche esempio anche di impresa sociale, cosa si sta muovendo in Italia. Con le due sessioni di stamattina e di oggi pomeriggio proviamo un po' ad allargare lo sguardo chiamiamolo il piccolo universo che ci è attorno. Stamattina dialogheremo con Maria Ancona e dopo con Dodd Marinaj dall'Albania, quindi ci sarà anche traduzione simultanea perché non ci facciamo mancare nulla, e daremo un po' uno sguardo a quelle che sono le, come possiamo definirle, possibilità di cooperazione nel Mediterraneo, e con Dodd un esempio concreto di un progetto di cooperazione tra Agronomi Senza Frontiere di Bari e l'Albania. A pomeriggio, diciamo, chiudiamo un po' questo percorso che abbiamo creato con le tre sessioni, con Cristian Elia e Livio Senigallesi, che ci daranno un po' una panoramica del contesto socio-culturale dei Balcani. Cristian Elia, giornalista e ora caporedattore di Q-Code Magazine, e Livio Senigallesi, un fotoreporter che ha nel suo portfolio parecchi lavori nei Balcani. Quindi direi che se ci siamo possiamo cominciare. Innanzitutto grazie a Maria per essere qui con noi oggi e ti lascio la parola. Grazie a voi, buongiorno e mi scuso un attimo, un calo di voce, quindi magari ogni tanto avrò dei mancamenti. E grazie appunto per questo invito e così pensando un attimo a questa mattinata da trascorrere insieme, avevo pensato di strutturare il nostro incontro su diciamo tre linee base. Una è questa già che vedete un attimo qui, partire dal sito della Regione Puglia dedicata proprio alla cooperazione internazionale che è Europuglia. Io non so se voi già conoscete e praticate questo sito, però è il punto di partenza per chi vuole un attimo mettere le mani in una maniera più approfondita e più concreta e anche più efficace, diciamo, per gli strumenti di cui abbiamo bisogno per poter fare cooperazione internazionale. Il punto di partenza, senz'altro, per noi pugliesi è questo, è Europuglia. In questo sito voi trovate praticamente tutto quello che la Regione Puglia agisce, no? Per quanto riguarda appunto la cooperazione internazionale, il partenariato con il resto del mondo. E quindi, a parte l'area istituzionale dove trovate le informazioni, diciamo proprio sulla struttura regionale dedicata, il riferimento come assessorato è l'assessorato al Mediterraneo, sapete. Però le altre voci sono quelle chiave: cooperazione territoriale, cooperazione decentrata e cooperazione regionale, oltre poi un po' il passato e poi altre informazioni sui piani operativi per l'utilizzo dei fondi strutturali europei. Questo è importante, cioè fare visitare diciamo con costanza e periodicamente il sito e per capire appunto le opportunità che ci sono poi di cooperazione e anche quali sono le priorità che la nostra regione ha, sia nei riguardi dei temi, sia per quanto riguarda i paesi, sia per quanto riguarda proprio la sua azione diretta, no? Di promotrice nei confronti della cooperazione internazionale. E non a caso trovate anche messo in evidenza energia e turismo, perché sono due degli aspetti, diciamo, delle tematiche, dei campi di intervento dove la regione si sta spendendo ormai da anni in una maniera molto intensa.
il Fondo Sociale Europeo e poi i fondi regionali per lo sviluppo regionale e quelli per l'agricoltura e la ricerca, e però le parti per quanto poi riguarda questo specifico laboratorio che guarda un po' ai Balcani e quindi all'Europa dell'Est e anche oltre, diciamo, il Caucaso, eccetera, e poi la parte anche meridionale che tocca il Nord Africa, quindi Mediterraneo, Nord Africa e Medio Oriente, li troviamo in cooperazione territoriale, cooperazione decentrata e regionale. Io questo vi illustro solo come spot, insomma, perché poi sono, diciamo, cose che vanno studiate, no? Vanno riprese, vanno studiate, eccetera. Quindi, qui cooperazione territoriale, e troviamo quali sono gli strumenti di questa programmazione che sapete va dal 2007 al 2013, quindi è in chiusura, però è importante capire cosa è stato fatto, cosa ancora rimane da fare, perché in genere anche se i programmi comunitari si chiudono, poi per i successivi due anni ancora ci sono, insomma, progetti in cantiere che si stanno realizzando, sono in chiusura, eccetera. Per cui diciamo che queste informazioni comunque rimangono valide, sostanziali, almeno fino al 2015. Nello stesso tempo ci servono per introdurci, diciamo così, a questa tematica, a questi aspetti e questi strumenti, e poi accedere alla nuova programmazione, la 14-20, no? Quindi i prossimi anni, e le nuove priorità, gli nuovi strumenti, i nuovi finanziamenti. Cioè qui c'è il grosso, diciamo, dei finanziamenti di cui la regione dispone e grazie ai quali poi si possono fare dei bandi, si possono fare delle iniziative, si può aprire anche, diciamo così, alla società civile espressa dalle associazioni come la vostra, eccetera. Cioè, quindi, cosa voglio dire? Uno dei problemi, io personalmente vengo, insomma, dal mondo del volontariato, dell'associazionismo, eccetera. C'è uno dei grossi rischi è quello di rimanere ad un livello, diciamo, di grande buona volontà, ma di grande anche impreparazione e improvvisazione su queste cose. Invece gli strumenti ci sono, le linee guida ci sono, le priorità ci sono, quindi conoscere questo significa poter progettare anche e poter programmare un insieme di progetti e di iniziative su una scadenza medio-lunga, no? E in maniera più efficace, più incisiva, piuttosto che continuare a immaginare di fare una collezione di progetti, no? Sull'emergenza o sulla propria sensibilità o perché c'è, che ne so, una pressione mediatica su qualcosa, no? Molte volte si lavora ancora in questa maniera. Invece qui siamo di fronte a una programmazione che dura 7 anni e quindi prevede priorità, azioni, iniziative, bandi, coinvolgimenti, partenariati, eccetera, in una maniera sistematica, no? Si fa sistema anche nella cooperazione. In questo caso abbiamo appunto i fondi strutturali, come sono organizzati all'interno della comunità dell'Unione Europea, e l'Unione Europea che dialoga con ciò che è fuori dall'Unione, e quindi tutti quegli altri paesi confinanti di vicinariato, diciamo, di vicinato meglio, oppure che sono, diciamo, candidati ad entrare, tipo l'Albania, per esempio, no? Che è un paese ammesso ad essere candidato all'ingresso nell'Unione. E quindi significa che ci sono delle azioni, degli interventi per aiutare, accompagnare questo ingresso. E quindi anche lì c'è un settore dove ci si può spendere, no? Per accompagnare questi paesi. Sullo specifico dell'Albania, che cito, la Puglia ha da anni uno specifico programma
comunitario di relazione Italia-Albania, la cui titolarità è proprio della Puglia. La Puglia come regione ha la titolarità di questo programma comunitario, no, di interrelazione. Non mi dilungo su queste cose, cioè sono cose che vanno un po' studiate perché abbiamo parecchia roba da affrontare, ma è giusto. Qui trovate appunto, cioè avete all'interno della cooperazione territoriale diverse linee, Grecia-Italia e uno specifico programma di relazioni, di partenariato, di cooperazione tra Italia e Grecia. Su questo, per esempio, apriamolo, eccetera, trovate le priorità. Allora, se io so priorità di sviluppo individuate in questo programma, rafforzare la competitività e innovazione, migliorare accessibilità ai servizi e sviluppare reti sostenibili, migliorare qualità della vita, cioè queste sono le priorità. E attorno a queste priorità si sviluppano, diciamo, dei programmi di intervento e di conseguenza le iniziative per implementare determinate azioni che diano risposta a concretezza a quelle priorità. Questo lo sottolineo per il ragionamento che facevamo prima, altrimenti si è fuori. Cioè, no? Altri esempi li trovate qui. Io, scusate, abituata al Mac, qua mi devo... un attimo, ecco. E trovate la struttura, no? E per tutte le voci, in questa maniera vi dice che la struttura di gestione, chi gestisce questo programma, in questo caso è la Grecia, di titolarità della Grecia, documenti e bandi eventuali. Quindi visitare questo sito significa poter accedere a informazioni di primaria qualità e necessità per chi vuole agire. L'IPA Adriatico è tutto ciò che riguarda proprio la fascia adriatica dell'Italia e la fascia adriatica dell'altra parte, quindi proprio i Balcani di cui, no, l'associazione Starimos vorrebbe occuparsi. E anche qui ci sono tre stati in cooperazione, IPA, eccetera, Bosnia, potenziali, Montenegro, Albania, Croazia, Italia, Slovenia e Grecia come paesi dell'Unione, eccetera. Le tematiche prioritarie: cooperazione economica, sociale, istituzionale, sviluppo delle risorse naturali, culturali, prevenzione dei rischi, accessibilità alle reti. Come vi dicevo prima, questi programmi sono in chiusura, allora bisogna capire se ci sono ancora bandi che, no, da ancora sfruttare fino alla fine dell'anno, se ancora, insomma, è tutto da monitorare. Quindi altri, Interreg 4C, è invece un programma che guarda tutti gli stati membri, è un programma in cui si è lavorato nella precedente programmazione parecchio. Io personalmente sono stata coinvolta in diversi progetti Interreg. Interreg è diciamo un programma che mette insieme le regioni dell'Unione, secondo quello che, insomma, fino a un po' di tempo fa era diciamo la lettura chiave da parte dell'Unione Europea, cioè l'Unione come unione di regioni e non tanto di stati, anche se poi nella realtà, insomma, sappiamo che qualcosa... Comunque, questo, l'Interreg, era proprio un programma dedicato alla cooperazione, ai partenariati tra regioni, no? E quindi su questo sempre attorno ad alcune priorità. Vado veloce. La decentrata, la cooperazione decentrata, quella che in qualche modo mette in relazione maggiormente le comunità locali. Su questo si sviluppano degli APQ, che sono degli accordi di programma quadro,
si chiama, no? Per esempio questo del Mediterraneo, che vede coinvolgimento anche del Ministero degli Affari Esteri, e quindi a livello di stati e regioni negli stati, però fuori dall'Unione Europea, no? In questo caso l'APQ Mediterraneo vedeva il coinvolgimento, oltre dei Balcani, della sponda sud del Mediterraneo, per cui sono stati fatti poi degli accordi specifici con l'Egitto, per esempio sull'agricoltura. Molto è stato fatto, no? Qui ci sono agronomi, eccetera, su questo. Idem, un APQ Balcani. Per la cooperazione regionale, per favorire l'internazionalizzazione dei sistemi territoriali, predisporre i sistemi Italia all'area del libero scambio, aiutare i sistemi regionali, eccetera. Questo anche in linea, diciamo, APQ Balcani, anche tenendo conto di quello che era e sarà, bisogna capire in che misura ancora, la politica dei cosiddetti corridoi, no? Quelli che dall'Asia praticamente arrivano fino all'Unione Europea, passando necessariamente per i Balcani o da sud, no? Dalla Grecia, eccetera. Quindi gli accordi in questa linea qui, per internazionalizzare molto, mirava anche sul sistema trasporti e quindi come consentire le linee, no? Di trasporto, per esempio dal Mar Caspio, dal Mar Nero, attraversando Bulgaria, il famoso corridoio 8, no? Eccetera. E poi magari sono progetti abbandonati, ripresi e via dicendo. Chiaramente le linee dei trasporti, le linee di comunicazione significano anche sviluppo sulle stesse linee, no? Da un lato e dall'altro. Significa industrializzazione, significa servizi, significa servizi per il commercio, no? E sviluppo delle città, cioè tutto, quindi urbanistica, eccetera. Cioè non è solo fare una strada, non è solo fare una ferrovia, no? Tutto questo ha bisogno, un po' se ricordiamo il mito del Far West, no? Non è solo la ferrovia, che da cost to cost, no? E tutto ciò che questo ha comportato. Quindi, poi ci sono dei programmi, diciamo, più specifici, questo dei minori Albania, proprio dedicato ai minori, il FOSEL invece è per l'America Latina, un programma che riguarda l'America Latina. Cooperazione regionale, ci sono due leggi, la legge 20, che proprio apre al partenariato sociale, cioè è una legge, non ha grossi fondi, però consente a organizzazioni di base, diciamo organizzazioni non governative, associazioni, eccetera, comuni, eccetera, di poter presentare dei progetti in partenariato con altre realtà fuori della Puglia, fuori dell'Italia e con fondi propri della regione. Bene, questi sono fondi, ecco perché non sono granché, insomma, però consentono di fare degli interventi, diciamo, sul territorio, no? Con le comunità. È proprio concepito in questo, nel favorire, diciamo così, il protagonismo delle associazioni locali o dei comuni, in questo anche qualche comune è intervenuto su questa legge, eccetera, per degli interventi molto mirati, dei partenariati mirati. Allora, questo proprio una panoramica velocissima, ma giusto per dirvi quanto sia importante questo sito Europuglia, perché raccoglie appunto tutti gli strumenti e tutte le informazioni utili
per poter pianificare, diciamo, degli interventi di cooperazione internazionale e trovare, diciamo così, il sostegno da parte della regione, ma anche essere dentro a un sistema di cooperazione, perché questo, appunto, lo ribadisco, è un concetto e una pratica che dovrebbe essere acquisita, cioè quella di fare sistema anche nella cooperazione e non essere solo su un'onda, diciamo, emotiva o di interesse, no? O, dico io, anche di marchio. E su questo lo voglio sottolineare. Uso molto questa espressione, spesso questa espressione, molte volte si fa la beneficenza più per il beneficiario che per il beneficiato, no? Quando si è impegnati nell'associazionismo e su alcune tematiche, io riscontro, insomma, qualche volta che le cose si fanno più per un'autopromozione o addirittura per garantirsi la propria esistenza che non per dare un'effettiva risposta a un problema. Laddove, e quindi la cooperazione dovrebbe significare questo, cioè significare che dei soggetti diversi si accordano per un'azione comune, collaborativa, che porti a che cosa poi alla fine? A un cambiamento di un dato, di uno stato, no? Reale, effettivo, eccetera, di una situazione. Cioè, altrimenti la cooperazione è un gran fallimento. Io vengo, vi dicevo, dal mondo delle ONG, da giovanissima ho iniziato con Mani Tese, quindi, cioè, voglio dire, ne ho viste e ne ho fatte, no? Nel campo della cooperazione e del partenariato internazionale. Se io dovessi fare un bilancio oggi, dopo 30 anni di impegno o anche di lettura della cooperazione internazionale, cioè, a me pare che, voglio dire, la situazione sia molto peggiorata se noi andiamo a guardare le statistiche, no? Ma anche i racconti stessi, se noi, no? Nel rapporto nord-sud del mondo, cioè, non mi pare che tanti anni di cooperazione, di impegno, di buona volontà abbiano prodotto poi effettivamente dei risultati, diciamo, significativi nell'ordine di quello che si concepiva come sviluppo. Perché se io penso alle immagini ultime di Lampedusa, no? Che sono emblematiche di questa massa di persone, non la massa quella lì, che queste, insomma, come numeri, eccetera, ma sappiamo la pressione che c'è, no? Questi, se c'è questa massa proprio di persone che lascia il proprio paese per trovare situazioni migliori di vita, significa che qualcosa non ha funzionato in tutti gli interventi precedenti che pure abbiamo fatto in quei paesi. E quindi un punto di domanda dovremmo porcelo, e dovremmo anche sviluppare una, diciamo, riflessione interna al mondo della cooperazione. Cioè, quanto abbiamo accettato di fare supplenza da un certo punto di vista, o abbiamo accettato uno status quo che vedeva spostare la riflessione dalla cooperazione allo sviluppo, cioè per lo sviluppo, ma quale sviluppo? Lo sviluppo sostenibile, no? Che fosse poi sostenibile nel senso sia ambientale, sostenibile nel tempo, no? Eccetera. Come abbiamo rinunciato a questo per dedicarci all'emergenza, e dove ti ritrovi che oggi, io su questo sono molto netta,
Il tutto si riduce magari a 4-5 sigle grosse, con grandi campagne pubblicitarie, diciamo, di promozione, e dove il coinvolgimento delle nostre comunità si riduce a un SMS, no, da 2 euro. Cioè il nostro contributo alla cooperazione, allo sviluppo, a livello di comunità, no, si riduce a un SMS. O a un lanciarci link su Facebook, di sdegno, di compassione, di schifo, di pena. Devo dire, la riflessione da parte della nostra regione nel momento in cui è stato creato l'assessorato al Mediterraneo, non a caso al Mediterraneo, alla pace e alla cultura, metteva insieme, poi ci abbiamo messo pure il turismo e va bene, poi il malarietas. La questione, vabbè, manteniamoci almeno allo spirito originario, no? Era questo di dire, ok, se vogliamo incidere su quest'area, noi che siamo in quest'area, no? Eccetera. Dobbiamo ragionare in una media lunga scadenza, con gli strumenti che dall'Unione Europea ci possono venire, e fare sistema sia a livello regionale, quindi avendo anche un assessorato dedicato a questo, all'uso di queste risorse, no? E di questi strumenti, ma fare sistema anche poi con le realtà locali, che fossero dalla piccola associazione al comune, ai consorzi, e via dicendo, agli operatori, agli imprenditori, eccetera. Dove andare a fare cooperazione allo sviluppo è stato anche inteso come possibilità per le nostre imprese, eccetera, di poter sviluppare e scambiare. Cioè, cooperazione significa anche questo, cioè uno scambio, no, di opportunità e di sviluppo reciproco, cioè, altrimenti diventa ingiustificato. In più, sarebbe stato e sarebbe ancora fuori dal tempo, in un momento in cui, cioè, il nostro paese e l'Unione in sé non ha più quell'aurea del passato, no? Dei buoni, dei ricchi, delle potenze mondiali, eccetera, avendo in casa noi delle situazioni di crisi, di povertà sempre più, diciamo, tangibili e reali, no? Diventa anche più difficile fare una cooperazione da buon cuore, no? Da beneficenza, dai buoni, i ricchi che aiutano i poveri. Cioè, questo non esiste più, cioè, voglio dire, non esiste, non viene neppure più accettato, cioè, voglio dire. Quindi bisogna ragionarci. Allora, su questo io chiuderei questa fase, quindi vi invito poi a studiarvi questi aspetti qua. Quello che invece io volevo un attimo sviluppare con voi è, diciamo, ora un secondo momento più partecipativo. Sì, dimmi. Una riflessione, vorrei sapere, insomma. No, serve il microfono. No, era una riflessione che cioè, mi piaceva sentire il tuo parere, insomma, visto che al di là dell'esperienza, insomma, che hai, sei all'interno, diciamo, della costruzione dei bandi per favorire la cooperazione internazionale, cioè, o meglio, sei sicuramente più addentro di noi a tutto ciò. Prima di tutto, Danzu, sono d'accordissimo con te su tutto il ragionamento che hai fatto della cooperazione internazionale, perché per quel che è la mia esperienza è molto, molto minore della tua, insomma, in termini di tempo, però sostanzialmente, diciamo, è la stessa identica riflessione che mi ha portato poi a un certo punto, insomma, anche a cambiare strada, insomma, nella mia vita, perché, insomma, non mi andava più bene, insomma, un tipo di cooperazione, diciamo, di quel tipo lì. Era il discorso che ci sono tanti strumenti, sì, è vero, però l'impressione che si ha, almeno, diciamo, da chi poi nasce
dal piccolo e dal basso, che molto spesso sono, l'accessibilità a questi strumenti non è così facile come ce la raccontiamo. Fondamentalmente il riferimento mi è venuto insomma, quando hai parlato di cooperazione territoriale e cooperazione del Mediterraneo. Buona parte dei progetti, diciamo, anche in agricoltura che sono stati fatti nei paesi del Mediterraneo, fanno capo sostanzialmente allo IAM, che benissimo, cioè è una struttura europea, ci mancherebbe altro, però sono poi difficili, diciamo, da coprire, perché sono strutture che, voglio dire, hanno una loro organizzazione, quindi sicuramente c'è, cioè, un migliore di quella che possiamo avere noi, piccola associazione, insomma, di volontari. E poi un'altra, che in realtà è una domanda su un tema molto più complesso, che è quello della valutazione, diciamo, dei progetti, a posteriori però, perché spesso c'è, cioè, l'impressione che ho avuto, anche insomma, dal punto di vista della mia esperienza, è che si riducano a tante belle parole messe su un foglio di carta, che poi alla fine finisce il tempo, finiscono i fondi, e poi, cioè, come, è una cosa difficile da valutare, insomma, lo sviluppo a posteriori. Però, come in tutte le cose, credo che sia una prerogativa per poter poi proseguire, insomma, nel percorso anche programmatico che tu dicevi, che bisogna costruire nel sistema e via dicendo. Sì, cioè è importante la riflessione che fai, no? Sulla valutazione. Però prima ancora di arrivare alla valutazione, io dico che non si fa proprio il monitoraggio. E il monitoraggio non è solo una cosa che spetta a chi è responsabile del progetto o a chi è responsabile dei fondi che ha dato a quel progetto, a quella programmazione, ma il monitoraggio è una cosa che deve interessare e impegnare tutti i cittadini, no? E quindi senza aspettare che il progetto sia finito per poi vedere prodotto i risultati, cioè io mi chiedo, cioè noi monitoriamo in corso d'opera? Ufficialmente sì, perché è un obbligo. No? Perché l'Unione Europea per i suoi fondi ti obbliga a fare il monitoraggio e a fare la valutazione. Oltretutto, senza monitoraggio, senza valutazione, non potresti programmare per il settennio successivo, quindi hai bisogno comunque di fare questa cosa qui. La nostra regione rispetto al passato sicuramente è molto avanti su questo, cioè noi abbiamo, e va bene, diciamo, l'atteggiamento critico, no? Nei confronti delle istituzioni, va sempre mantenuto, però va anche riconosciuto che su questo fronte, diciamo così, negli anni, almeno dalla costituzione dell'assessorato al Mediterraneo in poi, questo lavoro è stato fatto più o meno bene, più o meno efficacemente, però è stato preso seriamente in considerazione. Ora, su quello che riguarda i grossi fondi, no? I grossi progetti, è chiaro che una piccola associazione non può immaginare di fare un grosso intervento sulla che ne so, pianificazione della produzione d'olio d'oliva in Egitto, per dire, o in Libano, come è stato fatto dallo IAM, no? Cioè, perché hai bisogno proprio di una struttura forte, importante. Però io, piccola associazione che comunque mi occupo di agricoltura, io dico per chi io, no? No, non io, so che esiste questa cosa qui, e quindi se la conosco poi nella sua caratteristica, allora mi ingegno a capire come mi posso inserire in questo. Ma come mi posso inserire? Non necessariamente dentro lo stesso progetto, perché potrebbe anche essere chiuso, no? Qui parliamoci molto chiaramente, schiettamente, se no non si quaglia, come si dice, no? Eccetera. Ma posso capire che c'è in Libano una sensibilità per produrre l'olio d'oliva in una maniera più corretta che non solo fare olio lampante, come si continua a fare. Allora, nelle
pieghe di questi programmi o dentro ad alcune linee che sono più vicine alla mia portata, o addirittura guardando fuori da questo, perché non ci sono solo questi strumenti, altri strumenti che l'Unione Europea ci offre, e non solo l'Unione Europea, anche ad altri livelli di altre organizzazioni, fondazioni, eccetera, cioè ce n'è, bisogna solo cercare, insomma, no? Impegnare, studiare molto, cercare molto, io posso trovare un qualcosa che è la mia portata, che posso farlo, e possono farlo anche i miei partner, no? Dall'altra parte, senza necessariamente entrare dentro a una scatola che è talmente grande ed è talmente definita, no? Che non mi consente di intervenire. Però l'esistenza di quella scatola, diciamolo, mi fa capire che c'è la costruzione di un percorso, che c'è una priorità definita, che ci sono degli accordi su questo, che c'è quindi una sensibilità su questa linea, e io in questa sensibilità che mi vado ad inserire. Allora, questo è, richiede il no, l'altra strada è cercare di farsi assumere dallo IAM, cioè allora quello la risolvi. No, verso, cioè, sì, sì. Sì, sì. Quello che si assiste qui a livello italiano, lì, cioè, si è chiuso poco fa il bando del primo bando del Ministro degli Affari Esteri per la cooperazione internazionale. Caso strano, cioè, sono sempre le stesse, cioè, vincono gli stessi progetti. Anche quando poi, lavorandoci più o meno a contatto, scopri che sono anche dei progetti messi su, cioè, molto alla... Però, come dicevi tu, diventa spesso una questione di marchio e più che altro una questione di alimentare una struttura che si è costruita in realtà fondamentalmente perdendo di vista quello che è l'obiettivo probabilmente, cioè che è quello di cercare di portare a sviluppo in una, cioè non alimentare te stesso facendo finta di fare sviluppo. Sì, questa è tutta una riflessione, cioè che si può allargare anche al cosiddetto terzo settore, la crisi che c'è, no? Nel terzo settore, il welfare, nel momento in cui ti diminuiscono i fondi, la preoccupazione di molti operatori sta diventando non tanto quella di rispondere a un bisogno, no? Della popolazione, quando quella di tutelarsi quel misero lavoro che comunque aveva cipollato nella cooperativa che lavorava per i servizi. Cioè, ma questo è il sistema Italia poi, no? Come si dice, qui entriamo tutto in un'altra riflessione e lì, cioè, non ne usciamo, cioè, voglio dire, sicuramente stamattina non ne usciamo, però ne siamo consapevoli, no? Ne siamo consapevoli. Io dal mio punto di vista dico che ne usciamo, ne possiamo uscire guardando fuori dai nostri confini. Cioè io sono di quelle persone molto convinte su questa cosa, cioè siamo in una condizione di sicuramente di crisi, sicuramente di confusione mentale, no? Della politica, di chi dovrebbe produrre, insomma, no? Visioni. Ne possiamo uscire se questa visione ce la costruiamo noi guardando anche fuori dai nostri confini, nelle opportunità e nelle ricchezze che noi abbiamo comunque, nelle risorse, nei punti di forza che comunque noi abbiamo, e farle incrociare questi punti di forza con le opportunità esterne a noi, no? Questo io credo che sia, diciamo, una via percorribile e che va percorsa. Cioè, quindi la cooperazione internazionale intesa anche questo, cioè come diciamo così, come visione di mondialità, passiamo, no? Progetto di mondialità, ma anche come opportunità per noi per uscire da questa situazione di stallo. Mettendo, diciamo, a valore quelle che comunque sono le nostre ricchezze di saperi, di pratiche, perché non è vero che non sappiamo, non conosciamo, e non è vero neppure che non abbiamo pratiche buone, no? E tutto sta
che dobbiamo uscire un attimo da questo loop e creare, diciamo, legami, collegamenti con l'esterno. Questo, no? A livello internazionale, fuori, per chi ha la sensibilità sui Balcani, per chi ha quella sul Mediterraneo e via dicendo. Su questo si può lavorare tanto, in maniera anche soddisfacente, nel senso che soddisfa, nel senso che fa uscire anche da una condizione, io insomma tocco anche questo, depressivo, no? Cioè c'è una generale condizione depressiva che recentemente, proprio nelle ultime settimane, io sono stata nel giro di pochi giorni, prima in Georgia e poi in Israele, cioè voglio dire, dove ho incrociato tante persone e tanti progetti, tante azioni concrete, tanti giovani soprattutto, che ti dice che appunto relazionarti e lavorare insieme si può essere gratificante, può costruire effettivamente dei pezzi, diciamo, di modernità, dei pezzi di pace, dei pezzi di comunità che sono capaci di dialogare, di costruire dignità reciproche, di costruire opportunità di sviluppo, di crescita, non in termini di sfruttamento, ma nei termini appunto di
alla conoscenza del proprio territorio, no? E alle ricchezze di questo territorio, beh, su quello è stato investito. Non avrò investito io personalmente, cioè, però degli interventi sono stati fatti. Questo per dirvi, cioè, avere anche questa prospettiva. Questa prospettiva, cioè sul breve tempo, sul medio e sul lungo, cioè anche su questo occorre che le associazioni ragionino. Dice, io dove mi colloco? Sul breve, sul medio e sul lungo tempo nei miei interventi, no? E di conseguenza di quali strumenti dispongo e di quali altri mi devo dotare. Di quali partenariati dispongo oggi e di quali mi servono poi domani. Fin dove arriva la mia azione e dove io mi fermo. Può essere che la mia sia un'azione semplicemente di semina e che siano altri a coltivare sta pianticella e altri ancora a raccogliere, per dire, no? Cioè, queste riflessioni vanno fatte all'interno di chi si vuole occupare. Un'altra riflessione, e su questo ora vi inviterei, insomma, a... Buongiorno. Buongiorno. Un'attività insieme, e non so se voi la conoscete, la storia di Abigail. No. La conoscete la storia di Abigail? No. L'avete mai sentita? Sì, vorrei un attimo ora passare, cioè, no? Come dicevo prima, a una cosa più di coinvolgimento vostro. Cioè, qua siamo persone sensibili alla cooperazione, ok? Internazionale, eccetera. Quindi a lavorare in un contesto interculturale, no? Diverso dal nostro. Quale approccio? Come approcciare questa cosa? Io non so, avete già esperienza, presumo, no? Di interventi, di azioni nei Balcani, non lo so, ditelo voi. No, nei Balcani, fuori, cioè voglio dire, in altri paesi. Avete esperienze di cooperazione internazionale? Sì. Michele sì. Michele sì. No. 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 Sì. Sì, dove? Africa, Sud America, cioè, cioè, sì. No, cooperazione internazionale. No. Io sono l'interprete del Ah, bene, perfetto, cioè proprio va benissimo. Anzi, ho capito a prendere posto di assistenza linguistica volendo. Giusto? Ok. Allora, come intervenire? Cioè in un contesto internazionale, cioè noi qui partiamo, no? Pigliamoci, abbiamo tante belle idee, tante belle cose per risolvere i problemi degli altri e per favorirne lo sviluppo, cioè si parte con queste cose. Va bene, prendiamolo per buono perché è comunque un bel pensiero, no? Però poi ti ritrovi in una situazione internazionale, interculturale, di culture diverse, di approcci diversi alla realtà, di letture diverse della realtà, della stessa realtà. Poi ci sarebbe da fare tutta una riflessione, cos'è la realtà, bla 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 bla, ma noi non ci dilunghiamo. Quello poi magari si può immaginare di fare tanti altri laboratori, no? Su queste robe qui, perché diventa. Io facciamo solo un giochino, diciamo, chiamiamolo così, un esercizio insieme, ed è questa la storia di Abigail. Allora, noi quanti siamo? Potremmo dividerci, vabbè, siccome non siamo tantissimi, possiamo rimanere così in un unico gruppo. Allora, c'è questa storia che io vi do da leggere personalmente e poi ne discuteremo insieme.
manca? No, 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 ognuno la sua e se la legge. Ci avete 5 minuti per leggervi questa storia, va bene? Allora, qui abbiamo Abigail, abbiamo dei personaggi, va bene? Che si comportano in un certo modo, c'è questa storia. Quindi io la leggo velocemente, quindi ve la, tenendo conto che dobbiamo fare, ciascuno di voi fa una classifica. Prendete un post-it ciascuno e vi fate la classifica tra il più buono al meno buono, no? Da uno a questi diversi personaggi, va bene? Chi è il più buono di tutti e chi il meno? Li mettete in ordine. Quindi Abigail ama Tom, che vive dall'altra parte del fiume. Un'alluvione ha distrutto tutti i ponti sul fiume. È rimasta solo una barca sulla riva. Abigail chiede a Sinbad, il proprietario della barca, di traghettarla dall'altra parte del fiume. Sinbad è d'accordo, ma insiste perché in cambio Abigail accetti di dormire con lui. Abigail non sa che cosa fare, corre da sua madre per chiedere consiglio. La madre le dice che non vuole intromettersi nei suoi affari. Disperata, Abigail dorme con Sinbad, che in seguito la porta dall'altra parte del fiume. Abigail corre felice ad abbracciare Tom e gli racconta tutto ciò che è successo. Tom la spinge via da sé, disgustato, e Abigail corre via. Non lontano dalla casa di Tom, Abigail incontra John, il migliore amico di Tom. Gli racconta tutto ciò che è accaduto. John picchia Tom per ciò che ha fatto ad Abigail e se ne va via con lei. Allora, abbiamo questi personaggi. Facciamo una classifica, ciascuno è personale, no? Faccio una classifica tra il più buono e il più cattivo. 5 minuti per decidere questa classifica e ve la mettete sul, ciascuno sul suo post-it. Se ci avete la penna, qua ce n'è una. Dal più buono, no? Dal più buono al più cattivo. Secondo voi, ciascuno di voi crea la sua classifica. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.
e partecipare appunto molto molto al percepito del figlio, secondo me si può sentire scontro, si simpatico, e c'è le donne di questo mondo, abitare il progetto verso il mondo, sta questo luogo, torni e va in buona, perché non questa cosa, non è che lui non ci fa mai. Torni per sapere per te, per me, come per John, e per non c'è capito, John, per lei, scomi, per lei, per tutti scuola, per me, per me, per me, per me, da mettere sulla lavagna oppure il pennarello, no, c'è il pennarello sulla lavagna, sì, 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 sì. Quanti sono i personaggi? 5, no? Allora io vi consiglierei un attimo, se ci sediamo un attimo, no, non se ne viene, provato già. Ci sediamo un attimo a parlare di lavagna, diciamo, proviamo a fare. Quindi. Allora, vediamo un attimo. Insieme, no, tu stai seduto male così. Dove? Allora, o prendete un'altra sedia. Così. Bene, perfetto. Inserisci di benissimo. Ok, allora. Abigail, questa poverina, fai Abigail, cioè, voglio dire, ne passa di tutti i colori. Allora, vediamo un attimo che classifica abbiamo dato, no? Ciascuno di voi ha dato una classifica, dal più buono al più cattivo. Il tuo nome, scusa. Luca. Allora, di Luca. Allora, il più buono, diciamo, Abigail. Abigail. Chi c'è qualcun altro che ha messo Abigail come più buono? Allora, vediamo un po' come mai Abigail. Perché alla fine, diciamo, vive la... fa la scelta, diciamo, di dormire più come sacrificio nell'ottica di riabbracciare la persona, quindi con buona fede in un certo senso, un po' quando dico la vittima, perché diciamo ovviamente fa una scelta. Quindi buona fede, vittima e vittima sacrificio, no? Cioè, diciamo, e per amore, questo, in buona fede. Sempre di rabbracciarlo, perché comunque si vogliono bene, quindi diciamo. No, Michele, tu perché? Cioè, è l'unica che persegue, diciamo, il suo obiettivo, insomma, nonostante tutto quello che comporta. Quindi è perché è il suo obiettivo. Se il tuo nome, scusa. Anna, Anna. Anna. Cerca di mettersi d'accordo con tutti quanti, alla fine comunque lei cerca di accontentare a tutti o cerca di sempre essere, no? Sempre gli altri che non l'hanno messa al primo posto. Io la sono messa un po' fuori classifica. Tu proprio fuori classifica. Io sono molto d'accordo con il primo. Con Luca. Sì. Tu il tuo nome? Gianluca. Luca e Gianluca. Dipende sempre. Tu sei la... ma l'hai messa al primo posto? Sì, oppure tu? Ho voluto mettere la barca come primo posto, però non poteva essere. La barca. Quindi in realtà sì. La barca, è perché la barca? È l'unico positivo di tutto. Dice l'unico che si sa. Qua diciamo un percorso, diciamo. Che fare? Mi balla barca. Di chi è? Un campo indosso di Kelly. Il signore in primo posto ha messo la mamma di Abigail. Al primo posto la mamma di Abigail. Perché? Può essere, eh?
Arsia, me pëlqej sepse kjo të kërkon një rregull etik që ne vojmë të mendojmë jetën e bërë. Ragioni ritengo che siano la volontà di mamma di mettere di regolarsi eticamente, chiamiamolo così, cercando di non intromettersi negli affari degli altri. Quindi la mette al primo posto perché non si è intromessa negli affari di Abigail. Io per esempio l'ho messa all'ultima. Tu invece l'hai messa all'ultimo, diciamo. Perché secondo me, diciamo, almeno per come è stato scritto, quindi non vuole intromettersi nei suoi affari, l'ho più interpretato, cioè come una forma, non proprio egoista, sì esatto, più di indifferenza, mentre lei ha apprezzato, diciamo, comunque aprire comunque un confronto, per poi dire alla figlia che ovviamente spetta lì la decisione che si deve assumere, però in ottica proprio, non ho apprezzato il fatto che non ci fosse stato, che abbia rifiutato un confronto sull'argomento, a prescindere dal fatto di dare una propria direzione, per carità, diciamo, però proprio per la serie, e siccome la madre, diciamo, visto il ruolo di madre, secondo me sarebbe stato forse più opportuno confrontarsi, diciamo, con la sua figlia. Motivo per cui l'ho messa all'ultimo posto. Chi altri? Tu pure l'hai messa all'ultimo posto per gli stessi motivi. Quindi, io l'ho messa all'ultimo, però insomma comunque è stato terzo. Io penultimo. Penultimo. Io al terzo posto. Terzo posto. Penultimo. Penultimo. Quindi sta, diciamo, in fondo la classifica per voi invece. Scusi, tuo nome è non mi ricordo. Dot. No, l'ha messa al primo, no? Al primo perché non si è intromessa, all'ultimo perché non si è intromessa. Ma io ho fatto una valutazione anche sulla base dei rapporti che ci sono tra le singole, dipende da quello che è. Beh, è chiaro, l'esercizio è quello. Poi cosa abbiamo messo al secondo posto? John. No, io John all'ultimo posto. Tu all'ultimo posto. Fai merito con Sinatra. Li ho messi all'ultimo posto. All'ultimo posto? Perché John all'ultimo posto? Perché sembrano due approfittatori entrambi. John è quello che se la prende alla fine. Sì. John è quello che se la prende. John è l'ultimo. E invece chi l'ha messa al secondo perché? Perché nonostante tutto poi alla fine comunque accetta il fatto che Abigail sia tornata comunque con Zimbabwe. Quindi non lo disturba questa cosa, no, che sia andata nel Zimbabwe, capisce e quindi... Capisce perché l'ha fatto e quindi... Anna, invece? Non so, aspetta un minuto. Tu dove l'hai messo? Sì, l'ho messa seconda, però... Sì, veramente come che cerca di mettere le cose a posto e come lei rimane da sola e dice allora me la prendo io e per giustizia devo picchiare a quello che le ha fatto il più danno. Più danno. Secondo me non è la sindrome del principe azzurro. Sì, per me è la sindrome del principe azzurro. Invece io l'ho messo al secondo posto. John al secondo posto. Non mi piace se capo del per te. Beh, se è proprio applicato l'amico non è che mi va molto a gente questa cosa. Però se anche a scuola e mamma per ogni giorno mi piace. Invece l'altro aspetto che si è equalizzato con Abigail mi piace. Quindi insomma picchiato però è il fatto che insomma ha aiutato. No, scusa. Non sto a mendimete mie amici che te grado il tuo passo quasi da venire con me, se può darsi che le mie considerazioni sui personaggi sono un po' anche selvaggi, se vogliamo chiamarli, ma dipendono molto anche dalla zona da cui provengo. Non tanti colori, semmai la dobbiamo mettere sul piano bianco e nero. Bianco e nero, ok. Allora, vedete come stanno tirando fuori, no? Questa cosa qui, della storiella di Abigail, vengono fuori delle riflessioni su che cosa, alla fine? Cioè, noi stiamo riflettendo sul sistema di valori, no? Allora, sulla stessa storia, che ci sembrerebbe, no? Chiara, ognuno la legge, diceva, vabbè, io prendo le parti di Tizio perché, insomma, sicuramente questa è vittima,
o questo si è sacrificato, oppure quello se ne è fregato proprio, quell'altro ha approfittato, eccetera. Sono tutti, no? Giudizi in qualche modo che noi esprimiamo partendo da un bagaglio, un repertorio di valori, no? Che è nostro e che vediamo anche semplicemente in un gruppo che dovrebbe avere teoricamente lo stesso, no? Bagaglio di valori, perché si occupa di cooperazione internazionale, cioè di queste cose, eccetera, eccetera, ci ritroviamo con delle classifiche. Ora, l'esercizio qual è in realtà? Che qui deve venire una classifica condivisa. Allora, ora dobbiamo velocizzare, no? Magari non riusciamo ad arrivare, cioè mi preme più il concetto, insomma, no? L'esercizio in sé, se riusciamo a farla la classifica comune è tanto di guadagnato, abbiamo bisogno di più tempo evidentemente, però cioè immaginate, noi dobbiamo costruire un'azione di cooperazione comune, cooperazione, quindi dobbiamo cooperare, no? Fare un'azione poi comune che porti a un cambiamento di una situazione percepita in modo positivo da tutti gli attori coinvolti nel processo di cambiamento. Ma se io non faccio una riflessione sul bagaglio, sul deposito di valori che sottende, diciamo, quell'azione, che la regge anche, capite che costruisco, diciamo, degli interventi che possono rivelarsi fragili alla minima, diciamo così, occasione di confronto deciso. Io non ti riesco a tirare fuori la tabella comune, la classifica comune, perché se mi ritrovo che la stessa persona, lo stesso personaggio, per Dodd è al primo posto, come dire, no? E per all'ultimo posto, e l'altro è al primo posto e l'altro è all'ultimo posto, come faccio? Come faccio? Vabbè, secondo me bisogna confrontarsi prima di tutto sul valore principale, diciamo, che può comunarci tutti, no? Che non so, può essere la mancanza di rispetto, cioè non lo so, sto proponendo, cioè per aprire un confronto. Proviamo. Cioè nel senso, proviamo a capire quale può essere come comune denominatore l'azione tra queste che maggiormente secondo ciascuno di noi è stata una mancanza di rispetto, ma proprio come a prescindere dal singolo episodio, diciamo, della singola persona. Stai proponendo di mettere in rilevanza, cioè capire cosa c'è, il rispetto e la mancanza di rispetto. Nel senso, confrontarci, capire cosa ci ha spinto a mettere al primo posto la persona che poi abbiamo messo, cioè quindi se riusciamo ad arrivare a un valore generale, diciamo, che quindi prescinde dalla singola azione, che però è stato frutto, diciamo, di questa classifica, e che quindi ci può consentire poi di ribaltare la nostra. La tua proposta è questa. Sì, diciamo, un parametro comune. Un parametro comune, dove tu suggerisci il rispetto. Vediamo un attimo, diciamo, perché poi dipende. E poi ripeto, cioè, nella cosa, no? Io sono d'accordo a trovare, diciamo, un parametro comune, che ovviamente potrebbe essere potrebbe anche essere quello del rispetto, che magari può valere per le nostre sensibilità, no? Allora, per esempio, posso fare degli esempi concreti. Probabilmente Sinbad, che è il barcaiolo, è quello che è stato messo più o meno da tutti, immagino, in una delle ultime posizioni. Io vorrei, diciamo, magari avere questa conferma, perché se fosse così, io l'ho messo all'ultimo posto, lo potrei mettere al penultimo, per me, diciamo, non cambia molto. Se fossimo d'accordo, soprattutto per quello che diceva lui, il rispetto, forse è quello che approfitta di più della situazione e, diciamo, approfitta anche della buona fede della ragazza. Tu metti in evidenza, diciamo, un paio di cose. Innanzitutto, sapere effettivamente
no? Quindi la conoscenza reale del, no? Delle classifiche in questo caso, no? Questo è il pretesto. Certo. E poi l'invito, diciamo, a trovare un punto mediano, no? A negoziare in qualche modo, ma i valori si possono negoziare? Io dico che è impossibile mettersi d'accordo alla fine, perché la scala di valore per uno non può cambiare, cioè può cambiare quando sei piccolo e ancora non sai che cosa, però una cultura diversa, se metto un esempio un po' forte, un'amica mia che si è sposata con un africano, una italiana, e l'ha messa le corna, per lui era una cosa completamente normale, per noi era una aberrazione. Allora, come le puoi far capire a una persona che, cioè, le devi cambiare la scala di valore? Allora, mettersi d'accordo, se stiamo insieme per un progetto in comune, può essere uno il leader e gli altri un po', alla fine devi cedere, devi metterti d'accordo, però devi dire no, anche se io credo questo, dobbiamo fare l'altro per il bene comune, però mettersi d'accordo sulla scala di valore è impensabile. Ma diciamo che secondo me ci si può comunque confrontare, perché comunque più che una scala di valori, secondo me è anche una questione di punti di vista, cioè nel senso può darsi che se io ti spiego le motivazioni che mi hanno portato a mettere in primo posto una persona piuttosto che un'altra, tu alla fine potresti avere degli spunti di riflessione ulteriore rispetto a quelli che ti hanno portato. È normale che poi se alla fine della discussione restano, diciamo, delle diversità inconciliabili, si comprende un attimo, diciamo, ovviamente in base all'obiettivo qual è. In questo caso l'obiettivo è arrivare comunque ad una classifica e quindi inevitabilmente bisogna convergere sul risultato e trovare, secondo me si riesce comunque a trovare un compromesso. Cioè, comunque dobbiamo essere consapevoli di quello che si sta facendo, cioè diciamo io accetto il compromesso, ho la mia struttura, i miei valori, accetto che visto che siamo in un punto medio, non siamo, diciamo, né in Albania né in Italia, come ci stiamo trovando, diciamo, allora oppure può essere che questa valutazione possa essere una valutazione, visto che adesso stiamo facendo questo discorso qua, che potrebbe andare bene in un senso o nell'altro se ci troviamo da questo lato del mare o dall'altro lato, perché potrebbe anche essere questo. Lui ha detto, io parlo in questa maniera perché dall'ambiente in cui vivo, no? Ho messo questa scala, perché allora ho usato questa espressione selvaggia, cioè, vabbè, per dire, no? Per dire comunque nella diversità di contesto, no? Cioè, quindi questo non ci dà comunque spunti di riflessione sulle relazioni, sui valori. Assolutamente, assolutamente. Allora, diciamo, anche per confermare questa cosa qua, sarebbe interessante secondo me chiedere a Dodd se al posto della madre il personaggio fosse il padre, se cambierebbe la scala. Questo è un altro esercizio, per esempio, sul genere, cioè sull'età. No, sul genere, puoi mettere, cioè questo esercizio qui, se cambia un attimo le situazioni nelle vostre associazioni, cosa utilizzato, perché viene fuori la meraviglia. Cioè, ora noi dobbiamo un attimo andare avanti, perché purtroppo non abbiamo tutto questo tempo, però ecco, dalle riflessioni, no? sono venute fuori termini come compromesso, mediazione, negoziazione, punti di vista, rispetto, obiettivo da raggiungere in comune, contesto, cioè guardate su quanta roba bisogna lavorare. Mica solo sul, no? I progetti, perché i progetti incrociano le persone, no? E incrociano i loro vissuti sono costruiti su dei piani di valori, no? Di visioni, di passati, di prospettive future, di aspettative, eccetera, cioè di contesto e via dicendo. Quindi non è solo il progetto, non è solo un fatto tecnico, no? È un fatto che deve, se io poi voglio essere un attore di un processo di cambiamento,
e di miglioramento, inteso come miglioramento. Non posso prescindere dalle persone che sono gli attori del cambiamento, no? E se non ho ben chiaro tutte queste cose che ci siamo dette, no? E di come poi interagire per poter cooperare, no? E... No, no, dico che è un lavoro molto difficile, che a volte, malgrado diciamo, anche le proprie conoscenze, diciamo, o la voglia di mettersi in gioco, eccetera, riguarda certi aspetti del proprio anche inconscio, per cui è così, sono così forti alcune convinzioni dentro se stesse che alla fine veramente è un lavoro, un esercizio molto difficile. Diciamo anche solo ed esclusivamente fare un viaggio in un paese lontano e non giudicare. E non giudicare. Cioè il punto, no? Uno dei punti chiave è questo, no? Che non significa che io accetti tutto, che io sia d'accordo con tutto, no? Eccetera. Ma il non giudicare nel senso del rispetto, no? E del confronto, è un altro termine che è uscito fuori dalle vostre riflessioni, no? E dove il piano dei valori, il bagaglio di valori, eccetera, e che ci consentono di leggere, poi di interpretare anche la realtà e di agire nella realtà, può essere molto diverso, se non addirittura contrapposto, nell'esempio che diceva Anna, addirittura una cosa che uno, no, accetta quasi come normale, dall'altro è visto come tabù, addirittura ci metti pure il tabù sopra, no? Che è intoccabile, eccetera. Se io agisco su alcune zone del nord dell'Albania, dove ancora so che viene praticato, no? Il canon famoso e quindi tutto l'insieme delle consuetudini piuttosto che della legge scritta, eccetera. È chiaro che io non potrò agire lì come se potrò avere tutte le lauree mie in diritto romano, canonico, cioè tutti i tipi di diritti, internazionale, comunitario, ed è bene che ce l'abbia. Però devo anche sapere che mi trovo in un contesto, no? Dove i rapporti sono regolati diversamente, da regole non scritte ma talmente radicate, no? E che segnano la vita delle persone, no? Per cui la conoscenza non solo questo, cioè conoscere il contesto, ma anche conoscere se stessi, cioè nel senso di essere consapevoli che si è portatori di una propria visione, e quindi in qualche modo un'operazione di autoriflessione è importantissima quando ti ritrovi poi a confrontarti con l'altro. Io negli ultimi anni ho lavorato in Libano, no? E lavorato con un contesto multietnico, multiculturale, multireligioso e multipolitico, no? Ogni libanese, e però dovevamo tirar fuori insomma un lavoro insieme, e il gruppo composto da sciiti, sunniti, maroniti, laici, drusi, no? Hezbollah, cioè per dire governativi, non governativi, società civile, eccetera. Dovevi mettere insieme queste persone, cioè dovevano, accettavano loro di stare insieme, e dovevano non solo accettarsi perché dovevamo così rispettare un accordo di progetto, ma perché volevamo costruire una cosa insieme. Allora, tu non puoi prescindere da questo, non è semplicissimo, però la sfida è quella. La sfida è quella poi alla fine. Allora immaginate, io arrivo dall'Italia, dalla Puglia, no? Con il mio bagaglio di valori, con la mia idea di donna e di rapporto tra uomo e donna, no? Per dire, in un contesto dove ti puoi trovare, no? Il nostro immaginario della donna musulmana, l'hijab, tutte queste chiacchiere così che ci portiamo, e come la risolvi se rimani vincolato a un'immagine stereotipata?
crei solo pregiudizio, nel senso che non puoi andare sul lavoro effettivo perché c'è già un pregiudizio tuo, no? Che ti blocca. Quindi figurati che tu devi andare a fare cooperazione, no? Un grosso lavoro, questo lavoro, quindi quando giustamente, aspetta in uno, Carla, quando Carla dice dobbiamo fare un lavoro su di noi, significa che quando facciamo cooperazione internazionale non agisco solo sul territorio, dove, ma anche sul mio territorio, anche sulla mia comunità. Non posso prescindere se voglio fare cooperazione. Chiaro? Spesso si ritiene che ci sia bisogno, cioè che quel paese, quelle persone abbiano bisogno di un aiuto solo perché, diciamo, c'è una convinzione occidentale di determinati aspetti, ma quella è un'altra, diciamo, dinamica. No? Le dinamiche coloniali, e io dico anche, anche che ci viene, secondo me, abbastanza spesso e volentieri. Eh sì, e poi, e poi i retaggi, insomma, nostri. Però, posso, cioè, volevo fare ecclesiali. Un esempio concreto rispetto a quello che tu dicevi, cioè, nel senso che è quello che fondamentalmente è capitato a me quando, insomma, ho cominciato a frequentare l'Albania, proprio sulla, sul ruolo della donna nel nord dell'Albania, no? Perché è un ruolo sicuramente diverso da quello che è attuale, cioè, per un discorso, diciamo, di emancipazione fondamentalmente, cioè la donna. Ma per cui, insomma, i primi tempi che mi era difficile, cioè nel senso che la donna non si adattava con gli uomini, ha già dovuto aver sentito gli uomini. Però col tempo, insomma, ho apprezzato da uomo che vedo ho apprezzato più che altro perché in realtà al di là di questi aspetti che sono più da questione folcloristica, cioè non mettiamo, però la donna è studiata in realtà un ruolo estremamente fondamentale, che è quello di mantenere la famiglia, crescere i figli e mantenere la casa, che in un contesto come quello è la necessità fondamentale di chiunque. Per cui c'è, cioè, forse, cioè è lì, è proprio tutta la sua lettura, forse sarebbe anche, dico, una figura che probabilmente, diciamo, abbiamo perso, diciamo, dall'altro lato, cioè noi, e che alla fin fine forse potrebbe essere, diciamo, anche in un certo senso recuperato, no, degli aspetti, diciamo, folcloristici del pranzo, della questione, però effettivamente la donna è quella che in casa cura gli animali, cura l'orto, cura i figli, cioè è la donna. Ma la società si basa. Questo è abbastanza diffuso, non è solo nel nord dell'Albania. Cambiano le cure, ma poi alla fine, insomma, il carico di cure sulla donna, diciamo, è uno. Il punto è, in Albania come in Italia, come in altro, il problema è come si conciliano nell'economia dei tempi e delle responsabilità all'interno di una famiglia, perché alcuni compiti di cura sembrano, appaiono, tra virgolette, no, folcloristicamente femminili, quando dovrebbero essere un po' condivisi, no, eccetera. Però qua apriamo tutta un'altra cosa, che qua classifiche non ne potevamo fare. Allora, da questa riflessione, ok, la classifica ce la riserviamo, perché appunto immaginate fare questo esercizio in modo approfondito, e immaginate anche in un contesto ancor più interculturale, no? Perché qui abbiamo, che ne so, abbiamo gli italiani, no? Poi non so, lei dall'accento, mi sembra, o spagnola, esatto, Albania, eccetera, cioè abbiamo già tre, diciamo, contesti culturali diversi, no? Immaginate se questa cosa si apre ancora di più, se poi tu incroci sulla questione di genere, sulla questione di età generazionale, di contesto sociale, cioè di contesto di conoscenza, insomma, di livello di istruzione, cioè che cosa ne viene fuori, cioè da questo semplice storiella, da questa storiella, quanti elementi noi possiamo tirare fuori, e ce ne va una giornata, insomma, no, di lavoro. Data per acquisita la classifica, perché non, diciamo, poi alla fine non è che dovevamo fare questo, però ci aiuta questo ragionamento che abbiamo fatto sui valori a fare un altro esercizio. Quindi sul retro ve la regalo, la storia di Abigail, ve la regalo.
disegnate 9, un quadrato composto da 9 punti. Li vedete? Sì. Quindi viene fuori un quadrato con questi 9 punti. Allora, il vostro compito è unire quei 9 punti con 4 linee continue senza alzare mai la penna dal foglio. Tutti questi 9 punti, no? Li dovete unire utilizzando 4 linee senza mai alzare il pennarello, la penna dal foglio. Partire da un punto, unire tutti gli altri solo con 4 linee, senza lasciare mai il foglio, o perlomeno, insomma, tutti i 9 punti devi unire. Devono essere uniti da 4 linee. Se possono mettere altri punti? No. Ti bastano questi 9? Hai questi 9? Ok, chiaro? Partendo da un punto, tracciare 4 linee che li metta tutte e 9 insieme. Quattro linee, e ha fatto 44. Sono 44. Una linea.
Vedo che sono riuscita. Ce l'hai fatta. No, devi non dire. No, 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 no. Ah, no. Che non devo. Io ne vedo 7. Proprio non ha tracciato niente, lui ragiona, ma... che con la linea allora e ce l'abbiamo fatta in questa curva. Tu l'hai fatto? Ce l'hai fatta? No, ho fatto una spirale tipo, ma che mi è venuta molto bene. 1, 2, 3, 4, 5 linee sono quelle. No, vuole essere una tonda. No, la linea tonda. Deve essere una tonda. No, ma che sì, come fa? No, è l'unica maniera per farli toccare, qui deve pegare un po' e basta. Non c'è altra maniera. Se tu in linea te lo sei basta, ma se non c'è niente. Dove? E beh, questa. Ah, questa? 1. E no, hai alzato, come hai fatto a fare qua? No, non era scritto. No, 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 devi tornare indietro. Allora, vediamo come funziona questa cosa. Ma certo che c'è. Allora, 60 secondi per la vita. È una sfida questa cosa qui, eh? Ci introduce a un secondo aspetto che voi avete già citato nella vostra riflessione precedente. Ora proprio la focalizziamo questa cosa qua. Non si può fare cooperazione internazionale senza questo aspetto fondamentale espresso da questo piccolo esercizio. Vado? Vado. Allora, una possibile soluzione è questa. Ah, c'è più di una soluzione? Sì, perché potresti partire, io sono partita di qui, ma potresti partire da un altro punto. Voi che fate? Rimanete qua? E no, uscite fuori dagli schemi. E uscite ancora. Allora, ho 4 linee. Non specificate. Mi dovete unire i 9 punti con 4 linee, senza mai staccare. Quindi parto di qui, vado in diagonale, vado di qua. Però, per poter raggiungere gli altri punti, devo uscire fuori dallo schema. Esco fuori. Aggiungo, ma per chiudere con la quarta linea devo nuovamente uscire fuori dallo schema.
Quindi raggiungo il mio obiettivo dei quattro linee, senza alzare mai il pennarello dalla lavagna, eccetera, senza tornare sui miei passi, uscendo fuori dallo schema. Questo cosa significa? Che devo essere una persona open mind, avere un'apertura mentale che mi fa uscire dagli schemi e vedere che ci possono essere altri punti di vista dello stesso schema per poter ottenere il risultato desiderato. Quindi open mind and different points of view. Non posso fare cooperazione internazionale, no? Io posso pure accettare il bagaglio di valori dell'altro, ma se ho un obiettivo comune da raggiungere, ho necessità di avere un'apertura mentale fuori dal mio schema mentale e di azione, eccetera, eccetera, di lettura del contesto, bla 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 bla. No? Uscire fuori un attimo da questi schemi per cogliere altri punti di vista, no? E su questi poter costruire, raggiungere un obiettivo comune. Questo è un esercizio che deve essere sviluppato da tutti, però, no? Perché io, è possibile che io esca fuori dai miei schemi, l'altro rimane nel suo schema, cioè quello esiste. Vedo che gli sta bene cinque linee, non quattro. Quindi un altro aspetto. Noi dobbiamo andare veloce verso la chiusura? Sì, diciamo altri cinque. No, mi date proprio... Allora, vabbè, questo vi volevo... era un altro aspetto che era... Un altro piccolo esercizio, un altro aspetto fondamentale è quello del... Altri due aspetti fondamentali dell'esercizio, non abbiamo tempo per farlo, ma è quello del teamwork. Quindi non posso fare io una cooperazione internazionale se non c'è un lavoro di squadra reciproco e una capacità di negoziazione che significa anche un riconoscimento di parità di fronte a un obiettivo comune da raggiungere. Io negozio con chi sento alla pari e quindi ed è effettivamente un partner. Quindi anche questo c'è molta mitologia sul partenariato, la partnership. Cioè di solito avviene che un'organizzazione ha una brillante idea che ha tirato fuori con il suo gruppo, ci si è regolati, no? Su una serie di iniziative da fare, di obiettivi da raggiungere, poi dice però ci servono i partner, perché è un obbligo del bando avere il partenariato e quindi si va alla caccia del partner giusto. Il partner giusto di solito è quello che accetta di firmare un accordo senza magari neppure sapere qual è il progetto comune. Non so se queste dinamiche, ahimè, sono reali e sono quelle che non faranno mai funzionare la cooperazione. Perché cooperazione significa avere dei partner allo stesso livello, pari dignità, capaci di negoziare tra di loro per raggiungere degli obiettivi comuni. Perché questo? Perché ognuno poi degli attori in campo è portatore sicuramente di ricchezza, di contenuti, di risorse, eccetera, ma è anche portatore di interessi, cioè
Anche questa è un'altra fantasia, no? Che si fanno le cose per buon cuore. No, quando si è in gioco, sulla cooperazione o qualsiasi cosa che ci vede, sicuramente io valgo per quello che porto dentro un progetto, ma valgo anche per quello che devo ottenere da quel progetto. Non è un, come dire, una cosa negativa questa, l'interesse. Io sono portatore di risorsa, ma anche di interessi, i famosi stakeholder, no? Io sono un portatore di interesse, cioè sto dentro a partenariato non solo perché devo dare, ma devo anche ricevere. E deve essere chiaro questo, e deve essere negoziato questo. E questo significa che prima di iniziare, nella fase di progettazione, vengono chiarite queste cose, vengono negoziate, vengono concordate se io voi voglio fare effettivamente collaborazione, cooperazione e voglio incidere sul cambiamento. Questo nella sintesi. Altri, un paio di altri concetti vi voglio dare sull'esperienza del nostro lavoro e poi la chiudo, poi se ci sono delle domande, eccetera, come sia. E mi aiuto con... perché purtroppo non c'è il tempo, io immaginavo di avere più tempo e vi volevo far fare, cioè a parte di dirvi due parole sul Libano, però era giusto così per integrare quella roba lì, invece di fare una sorta di simulazione su un percorso proprio di come raggiungere degli obiettivi comuni, eccetera. Vuol dire che ne farete un altro laboratorio su quello. Invece... una riflessione voglio farla su questo. Su una cosa che mi sta molto a cuore e su cui io sono impegnata, insomma, il mio lavoro, è questo della pianificazione strategica. Allora, non ci può essere una cooperazione internazionale efficace se non è pianificata strategicamente. E che cos'è strategia? Non è fare la strategia nel senso che cosa ci conviene, no? Meglio. No, strategia significa avere una visione, significa avere davanti un punto da raggiungere, una destinazione. Io, il cambiamento di cui abbiamo parlato prima, no? Progetto, quando ti dici facciamo i progetti, progetti cosa significa? No? Significa procedere, no? Dentro la realtà per cambiarla. Questo etimologicamente è il progetto, no? È un procedere dentro la realtà per il cambiamento. Parto da un punto che non mi piace o che vorrei non diverso, no? Per arrivare a un altro punto, ma io quest'altro punto, una visione di quest'altro punto, la destinazione la devo immaginare, no? E devo quindi poi costruirmi una strategia per raggiungere quella destinazione. Quindi mi devo costruire, pianificare questa strategia, questo percorso, va bene? Di cambiamento. E quindi non la pianificare la pianificazione strategica non è una pianificare strategicamente, quindi no furbescamente, diciamo così, perché mi conviene. No, significa avere una destinazione, avere una visione, avere degli obiettivi da raggiungere. E quindi significa, anche questo, una cosa che meriterebbe tanto lavoro, cioè è interessante, non possiamo affrontarla, ve la dico solo così, noi non diamo risposta a dei bisogni con i nostri progetti, guai a noi, perché la sfera dei bisogni, i bisogni stanno nella sfera del desiderio. I nostri progetti per il cambiamento sono invece nella realtà.
che hanno bisogno di un sogno, di una visione, bene? Ma per arrivare a quella destinazione io ho bisogno di dare risposte possibili, possibili a dei problemi. Chiaro? Quindi devo avere chiaro quali sono i problemi, problemi che io voglio cambiare, e che obiettivi di cambiamento mi do. Questo è un percorso e me lo devo costruire, no? Avendo una strategia. Perché? Perché di risposte ai problemi ce ne possono essere una e centomila, dipende dal bagaglio di valori, dal contesto, dal gruppo dei partner, dalle risorse che ho, dall'epoca storica in cui mi trovo, cioè da tutta una serie di elementi, no? Lo stesso problema, cioè immaginate per le malattie, no? Cosa era 50 anni fa, cosa era oggi per certi tipi di malattie. Quindi la strategia è un processo di documentazione, la pianificazione strategica, quindi deve essere supportata da dati, non solo da ipotesi o da fantasia o da desideri, o... no, dati molto concreti. È un piano di implementazione e di monitoraggio famoso che dicevo prima. È un fatto semantico solamente questo? Forse, ma... Ups. Questo corre veloce. Due. Quindi ho necessità di pensare strategicamente. Cosa potrebbe accadere se mettessi in atto questo, eccetera. Quindi significa che di fronte a me ho diverse opzioni. Di conseguenza io devo anche prendere delle decisioni nell'economia, no? Della strategia. Devono essere delle decisioni strategiche per quello che è possibile. Devo fare delle scelte in mezzo alle diverse opzioni. Quindi decisioni, prendo delle decisioni e queste decisioni che mi costruiscono la mia pianificazione strategica, quelle, proprio quelle, perché hanno tenuto conto di tutta una serie di fattori, e poi mi chiedo come realizzare questa strategia e quindi ho le azioni. Noi invece partiamo subito dalle azioni, no? Cioè, ma fa, no? Mo per esempio, una cosa con Carmine, no? Cioè il 65esimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani. Che dobbiamo fare, no, per celebrare questo anniversario? Ma la strategia, cioè già stiamo sulle azioni, ma perché devo celebrare questa cosa? In base a quale decisioni? E per, non so se... No, ho tornato indietro, com'è? Problemi, va bene. Vado veloce, giusto, vi volevo quindi pensare strategicamente, prendere decisioni strategiche, pianificare strategico e, aspetta, siamo andati, questo significa che a monte ho un approccio, un metodo che guarda al futuro. Io dico sempre, gli occhi noi ce li abbiamo avanti, ce li abbiamo dietro. Molte volte noi progettiamo guardando solo dietro e non quel che potrebbe essere, no? Ma quello che è stato. E replichiamo. Replichiamo, no? Va bene, questo non funziona così. Prevedere, avere delle previsioni strategiche, futuro, i futuri, va bene. Creare quindi uno scenario possibile, qui andiamo a andare veloci. Il futuro, quando si parla di futuro, nessuno può dire che cos'è il futuro. Il futuro non c'è, chiaro? Ecco perché abbiamo bisogno di una visione però. Abbiamo bisogno di una visione posta nel futuro. Però non la conosciamo, ma la costruiamo oggi sulla base di un bagaglio sicuramente che ci viene dal passato,
ma di quelle che sono le opportunità del presente, ma ancora di più per quello che è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Quindi io nella progettazione e nella cooperazione internazionale cosa costruisco? Costruisco futuro. No? E così è il punto. Ecco perché è una grossa chance, diciamo, no? È un'opportunità enorme di vita. E va bene, questo è lo schema, un po' che riassume la situazione, di come ci dovremmo immaginare, no? Ci abbiamo qui questa stella in alto che un po' rappresenta i nostri propositi, i nostri valori, eccetera. Abbiamo questa bella montagna che vogliamo raggiungere, vogliamo proprio raggiungere la vetta, questo è il nostro obiettivo, il cambiamento, eccetera. E dove ci muoviamo? Ci muoviamo però nel contesto, nella realtà del presente, quindi dobbiamo tener conto di tutto ciò che c'è qui, dei miei punti di forza, dei miei punti di debolezza, delle opportunità fuori di me, dei rischi e degli impedimenti, perché ci possono essere tutte le migliori condizioni, ma se c'è un impedimento forte, no? E come si incrociano? Punti di debolezza, punti di forza, opportunità, no? La famosa SWOT che non viene mai fatta e che ancora di più dovrebbe essere fatto il TOUS. Si fa la SWOT, non si fa il TOUS. E quindi io mi pongo qui, no? Con la mia capacità di pianificare in modo strategico, di prendere decisioni in maniera strategica, e di operare in maniera strategica, no? Avere una strategia comune che consideri i partner alla pari, che consideri i nostri bagagli di valori, la nostra capacità di negoziazione, di lavoro in equip, la nostra capacità di uscire fuori dagli schemi, di assumere altri punti di vista, cioè sono tutti gli elementi su cui si deve lavorare, insomma, per avere. Quindi chiuderei così per il momento, se avete poi domande e altre riflessioni. Grazie per la vostra pazienza. Dobbiamo fare due minuti di pausa prima di chiacchierare. C'è qualche domanda, non lo so. Sì. Ah, vabbè, c'è una domanda, non so se che tipo di risposta ci può essere, nel senso, beh, io per esempio sono presidente di un'associazione nata un anno fa, ci occupiamo di organizzazione di eventi, promozione di artisti, artigiani, abbiamo sede a Cisternino. Ovviamente una delle ambizioni, ma veramente perché si crede appunto nel Mediterraneo, quindi nella Puglia come punto di riferimento. Anni fa si è partecipato, a prescindere dall'associazione, proprio ad un festival che l'ambizione era proprio quella, della vision era proprio quella, insomma, di unire dalla Valle d'Itria al Salento al Mediterraneo, quindi c'è un po' questa propensione. Ci sono competenze di vario tipo, tra cui appunto non solo organizzazione, cioè competenze, ma c'è nell'ambito della organizzazione di eventi, ma anche nella selezione del personale, bilancio delle competenze, anche in parte, diciamo, pianificazione, diciamo, partecipazione a bandi di gara, quindi progettazione e via dicendo. Però, essendo partiti da poco, mi ricollego al discorso, diciamo, sicuramente c'è la difficoltà, no, di riuscire ad entrare, tra virgolette, nel sistema, proprio perché o per questioni relative ai, diciamo, requisiti, o può essere anche relativo a dinamiche di rendicontazione, diciamo, di sempre, quindi c'è questa difficoltà, sebbene riteniamo che comunque ci siano le basi per consentire all'associazione di poter poi approdare, dare il proprio contributo, sempre un discorso veramente di cercare di fare qualcosa, anche per la bellezza della cooperazione, a prescindere da aiutare o meno aiutare, assolutamente un discorso proprio reale di essere presenti sul territorio. E quindi mi chiedevo, diciamo, alla luce anche un po' di tutto il discorso che abbiamo fatto, anche relativo diciamo, al sito e bandi, ma concretamente poi se ci può essere, non so se è possibile avere qualche ulteriore consiglio in certo senso, no?
con chi può essere possibile aprire un confronto, cioè se ci sono, diciamo, o che siano degli sportelli o comunque delle realtà istituzionali disponibili poi effettivamente ad ascoltare per valutare assieme come è possibile aprire, diciamo, un canale, non so. Ripeto. Grazie. Sì, io credo che sia chiaro, no? Il mio intervento stamattina, ho voluto dirvi che i soldi sono una delle componenti della progettazione della cooperazione internazionale, no? Cioè fondamentale, importantissima, no? Però che a monte, no? Occorre un attimo un ulteriore lavoro da parte dei soggetti che vogliono fare cooperazione. Questo era un po' il messaggio. Perché diversamente io ti posso dire, se non è cambiata la sede ancora, insomma, assessorato al Mediterraneo in via Gobetti 26, dove ci sono persone deputate a nel senso che è il loro lavoro, no? Quindi questo non solo prendere carte già, ma confrontarsi vi dicendo, e c'è su questo piena apertura al confronto, a fornire informazioni, accompagnamento anche nella cosa, perché questo sicuramente. E come ci sono anche esternamente dalla struttura regionale, insomma, no? Componenti che si occupano di questo, come l'associazione del mio riferimento, che si occupa di questo, di accompagnamento, di orientamento, di sostegno, insomma, in questo. Quindi sicuramente, però, cioè, bisognerebbe un attimo considerare questo aspetto importante, però che è uno degli aspetti e che non è il primo. Perché l'Unione Europea, per esempio, cioè, c'ha fondi per tutto. E poi per avere informazioni, a parte l'assessorato, c'hai tutti gli sportelli Europe Direct, c'hai tutti i siti dell'Unione, per dire, c'è l'ufficio della Commissione Europea con i suoi siti, e via dicendo, cioè su questo. Cioè, il punto è capire che cosa, chi, perché, no? Qual è l'aspettativa di questa roba qui? Perché faccio cooperazione? Per chi e per che cosa? Cosa ci sto mettendo dentro? Su che livello di coinvolgimento? Poi che cosa ne voglio tirare fuori? Diciamocelo chiaramente, vogliamo tirare fuori impresa sociale? C'è un soggetto che si occupa, che fa questo di mestiere, per dire, no? E mette insieme competenze, risorse, e via dicendo, tra territori, persone, e via dicendo, no? Legittimo. Su quale tematiche? Il turismo, la cultura, l'ambiente, l'agricoltura? Bene, però deve essere chiaro. Su quale area geografica? O quali aree geografiche? Da dove partire? Dove ho i primi contatti? Dove ho le prime situazioni fattibili? Bene, si sviluppa, no? Dentro poi, quando ho questo e ho anche la misura di questo, io mi posso rendere conto, ho le forze, ho la capacità, ho la voglia per fare un progetto da 10.000 euro, da 100, da 1 milione, da 2 milioni. Di conseguenza avrò il bando, la linea di finanziamento, il soggetto erogatore, i donor, eccetera, eccetera. Cioè, ma se non ho a monte questo lavoro e non ho chiaro per che cosa sto mettendo in piedi questa roba qua, sto serendo, no? E sto mettendo in piedi un singolo progetto o una strategia di intervento su una media lunga scadenza?
E chi sono i compagni di viaggio? Questo è un po' il mio messaggio che vi volevo dare oggi, no? La riflessione da portare a casa, su che cosa ragionare. Perché appunto poi sui fondi, vi ho mostrato, cioè voglio dire, il nostro sito della regione, poi di lì puoi accedere a tanti altri collegamenti, oppure una visita in assessorato, poi la domanda, dici ci sono bandi a breve, di quello dici no, adios, ci vediamo, cioè per dire no, non è vero, perché se io ho fatto quel lavoro precedente a monte, l'assessorato mediterraneo è una delle possibilità, no? La mia regione è una delle possibilità, come potrebbe essere a chi si ferma al comune, chi si ferma agli sponsor, eccetera. Cioè, non so se non ti ho soddisfatto evidentemente con la mia risposta, però...